Il ritratto vero di Padre Pio resterebbe incompleto se non si desse rilievo, come l'ebbe realmente nella vita, alla componente spirituale mariana. Nella sua lunga vita di 8 decenni traspare sempre la figura della Madonna che si impone nei momenti più difficili. È un amore che nacque a Pietrelcina e risplendette sino al tramonto terreno di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Tanta parte del segreto di Padre Pio viene illuminato dalla Madonna, che si fa presente negli anni d'infanzia come madre rasserenatrice e nelle ore più oscure della vita come alleata nella lotta. Il neonato Francesco Forgione apre gli occhi di cristiano ricevendo il battesimo nella chiesa di Sant'Anna di Pietrelcina, intitolata Santa Maria degli Angeli. L'81enne Padre Pio chiude i suoi occhi a pochi metri dalla chiesa di San Giovanni Rotondo, intitolata a Santa Maria delle Grazie. Un percorso spiccatamente mariano. Come ogni autentico seguace di San Francesco, anche Padre Pio da Pietrelcina ha avuto una profonda devozione a quel mistero di grazia e di santità che è l'Immacolata Concezione di Maria. Per Padre Pio, Maria, Madre di Dio e dei Redenti, è la bella Madonna e la dolcissima Mammina, tutta ammantata di grazie e di virtù, l'Immacolata Concezione, la piena di grazia. È in lei che ripone la sua fiducia e si impegna a seguirla nella via dell'umiltà e della purezza. «Madre mia», scriveva, «profondi in me quell'amore che ardeva nel tuo cuore per lui, il tuo figlio, in me, che ricoperto di miserie, ammiro in te il mistero del tuo immacolato concepimento e che ardentemente bramo che per esso tu mi renda puro il cuore per amare il mio e il tuo Dio, pura la mente per assurgere a Lui e contemplarlo, adorarlo, servirlo in spirito e verità, puro di corpo affinché sia un tuo tabernacolo, quando si degnerà di venire in me nella Santa Comunione».